Buonasera, tutturu, tizi spaziali e spingitori di tizi spaziali, anche perché anche loro hanno il loro merito, no? In tutto l'ingranaggio spaziale. Buonasera a tutti, come va? Buonasera Pietro. Ah, stavi sempre dialogando con la morte, sì. È un po' monotona la morte, soprattutto ultimamente che non può girare liberamente, però io credo che si potrebbe anche fare una piccola deroga a tutto il casino, perché lei, poverina, deve anche essere in grado di girare un pochino, di guardarsi intorno, no? Altrimenti, come fa, poverella? Eh sì. Comunque, in effetti, sì, concordo con te sul fatto che lei dica un sacco di cavolate, perché dice sempre arrivo, 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 ma poi non arriva mai. Insomma, è un po'. È una morte un pochino zuzzurrillona. Ciao Franciccio, buonasera. Non può passare senza auto-aggettivo. Infatti sì. C'ho un ciuffetto qua che mi fa tipo la codina. Allora, ragazzi, stasera vendichiamo, come avete anche visto dall'hashtag, vendichiamo la morte di Valentina, che è stata una morte purtroppo molto, molto stupida, molto evitabile. È stata una morte dettata da una distrazione, dal fatto che in questo periodo è un po' stressante e quindi, ahimè, ero un po' distratto. Pensavo di aver attivato il modulo del paracadute, ma purtroppo non era così. Quindi ricorderemo Valentina nei nostri cuori, la porteremo sempre con noi, ma, come diceva anche il buon Freddy, the show must go on e soprattutto the science must go on. Quindi stasera proseguiremo il nostro addestramento in quel di Kerbal Space Center, Space Station, insomma, nella base nostra spaziale. E credo che faremo delle belle cosine stasera, quindi se non vi dispiace io andrei perché non vedevo l'ora, devo dire. Hai finito di mangiare, Franciccio, tutte quelle cose che ti ha cucinato tuo padre? No, perché parliamone, per favore, eh? No, parliamone. No, anche, anzi, adesso ne parliamo anche un po' con tutti, perché qui bisogna anche prestare i genitori che fanno delle cose così buone. Aspetta, aspetta. Aspetta, eh. Allora, mo ti sistemo io. Che cos'è? Guardate qui che roba. Chi è? Questo era quello che aveva preparato il papà di Franciccio qualche giorno fa, se non erro la settimana scorsa, doveva essere ancora messo in forno. Credo che sia qualcosa tipo salsiccia sopra, con vedo anche parmigiano, e sotto un letto di patate. Poi ci confermerà Franciccio. Mentre qui abbiamo quello che hanno cucinato da poco, cioè oggi, quando era ieri, oggi. E niente, lui praticamente sostiene che il papà non si riesce a tenere perché cucina un sacco di roba buona e poverino, poverino Franciccio, quindi, insomma, ti siamo vicini in questo momento difficile. Immagino come può essere riuscire a rotolare, cioè a camminare dentro casa pieni sempre del buon cibo di tuo papà. Ovviamente scherzo, beato te. La porteremo nei nostri cuori, sì. È l'inesperienza e lo stress, purtroppo questo periodo di isolamento si riflette anche sugli altri, quindi quando i tuoi errori poi hanno una influenza e comunque incrociano le vite degli altri, e a volte, ragazzi, a volte le spezzano queste vite. Non parliamone. Gli inquirenti stanno ancora indagando sull'accaduto, capito? Capito? Speriamo che non mi facciano cose sanzionatorie, cioè che non mi impediscano di fare razzi per non so, per un anno, perché devo andare ai servizi sociali, perché io voglio fare i razzi. Qualcuno sa se è sopravvissuta? Beh, io non lo so se si può sopravvivere a 200 metri al secondo, a una caduta di 200 metri al secondo dentro una capsula che poi è esplosa. Però magari, ecco, magari non abbiamo visto, ma dietro lei si è gettata col classico sistema di sicurezza e magari è viva, che ne so. Scopriremo stasera. Quella era la pizza di carne. La pizza di carne, certo, perché è una cosa molto, molto famosa. Letto di patate e tritato, condito come se fosse pizza. Madonna, ma quanto era buono? No, adesso per favore dici quanto era buono.
Per me sarebbe un gran problema se mangiassi tutte quelle cose, avrei la massa. No, anch'io, ragazzi. Anch'io. Lo so che non lo so. Credo di fare la classica impressione di quello fortunato che non ingrassa. Ma invece no. Invece io se mangio anche un grammo in più, io ingrasso subito. Quello che vedete da un po' di anni a questa parte è il mio bucio di culo. Scusa, non si dice bucio di culo, bambini, eh? Però è quello lì che mi sto facendo ogni giorno a resistere, a bilanciare, a pesare, a calcolare. Quindi io credo che nel caso di Franciccio riuscirei comunque a non ingrassare perché mi calcolerei quanto posso mangiare di quelle cose per non ingrassare. Tutta questione di forza di volontà. Io pure quando mi tolgo gli sfizi devo passare tutto. Ciao Dino, buonasera. Si parla di culo. Sì, si parla di culo, esatto. Tu spesso hai delle. No, no, ma tra l'altro poi uno dipende anche dal periodo della propria vita che sta attraversando. Io in questo preciso periodo mi sono dato questa regola di. Come dire. Di tenermi disciplinato, ecco. Mi sono dato come regola questa cosa della disciplina, perché mettere disciplina in quello che mangio mi aiuta anche a concentrarmi lì, insomma, non vi sto a spiegare una cosa mia, insomma. Cioè, sento che essere disciplinato, almeno in quell'ambito, mi aiuta in qualche modo, quindi per fortuna in questo periodo sto bene, però ho passato anch'io periodi in cui pesavo 90 kg, non è che. Tranquillamente. Infatti io ho iniziato la dieta ormai 4 anni fa precisi poi, tra l'altro, perché ero arrivato a un, sai, arrivi a quel punto e dici no, mo basta, no, stop, da domani stop. Ah, cerchi di fare lo stesso. No, no, ma poi è chiaro che cioè, non sempre si ha la lucidità. La predisposizione, la testa semplicemente per farlo, ecco. E ammetto che è difficile, molto difficile. Tu pesi 80 e oscilli su quel peso, ma sei alto, però sei alto tu. Cioè, per dire, 80 kg, io sono alto 1,76, 80 kg non è, cioè, non è che sono, insomma, eccessivamente sovrappeso, quindi 1,66, no, allora dai, dai. A voglia a mangiare, tranquillo. Va bene, dai, parliamo poco di cibo e parliamo più di tizi spaziali su Rideocation al Darsh. Non è il tuo peso pure, ma stai bene, esatto, assolutamente. E poi, cioè, tra l'altro, secondo me il tuo è un peso forma. È un peso forma, è da considerarsi un peso forma per quello che tuo padre, che comunque in famiglia ogni tanto vedo che cucinate, quindi insomma, complimenti. Mai fatto una dieta in vita mia, mi manca la forza di volontà, quella ce ne vuole tanta tanta. Poi ecco, se sei fortunato che hai comunque un metabolismo che funziona eccessivamente bene, per cui io veramente invidio chi mangia come un porco e non ingrassa. Sto parlando proprio con te, esatto, proprio con te, e tu lo sai. E ecco, se non hai quel metabolismo, purtroppo sono cavoli. Se non mi viene fame, infatti, basta, 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 parliamo di spazio. Che nello spazio non c'è il cibo, anzi, l'unico cibo che c'è nello spazio sono delle cose schifosissime, dei cubettini di roba super concentrata. Che credo che faccia schifo, prima di tutto. E seconda cosa è proprio calcolato esattamente per il tuo fabbisogno, quindi proprio una schifezza. Riesco a regolarmi anche io? Certo. Anche quando mangio patatine potrei mangiarmi un pacchetto intero, se volessi, ma riesco a trattenermi. E infatti è tutto lì. È tutto lì. Allora, l'ultima nostra fatica era questa, giusto? Sì, abbiamo portato in orbita il veicolo. Adesso direi che possiamo proseguire con l'altra metà, ma è proprio metà l'abbiamo fatto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E insomma, non lo so se ce la facciamo stasera. Proviamo, dai. Fondamenti del volo in orbita. Dai.
sì, perché praticamente. Oh, c'è più di un. Aspetta, allora mi sa che devo. Scusate, no, mi ha fregato sta cosa. Intanto devo cambiare scena per il volo in orbita, ma poi mi ha fregato perché c'è più di un tizio equipaggio. E se ci siete voi sopra, sembra brutto, no? Quindi lo spostiamo un attimo, facciamo così. Ok, anzi lo metterei così. Va bene? Così si vedono anche tutte le faccette. Tanto non vi cambia nulla, no? Se è lì o lì. Bene. Ok. Quindi stavo dicendo che con la missione precedente abbiamo costruito il nostro razzino con i booster e con diversi stadi proprio per raggiungere l'orbita e per entrare in orbita. Abbiamo fatto tutto quel bellissimo discorso su come funziona l'entrata in orbita, su cosa vuol dire essere in orbita, sull'assenza di peso e tutte queste cose bellissime qui. E quindi adesso credo che partiamo. E no, e l'altra volta avevamo realizzato il razzo in modo che una volta staccati tutti gli stadi sotto, rimanesse solo quello superiore con la capsula in cui c'è l'equipaggio e c'erano dei razzetti proprio per il volo orbitale, che è quello credo che andiamo a vedere oggi. E non c'è Valentina. Ragazzi, questo è un brutto segno, però potrebbe essere in ospedale, eh? Potrebbe essere in ospedale, quindi non lo so. Comunque, a che livello del mare siamo? Siamo a 200 km. Ah, quindi siamo in un'orbita molto, molto alta, credo. 200 km. Molto altina. Tizio astronauta. JBD a Bill e Bob. Magari in convalescenza, infatti. Allora, pronti. Bentornato al programma d'addestramento. Punto. Pensavo ci fosse altro e mi ho sbagliato la tonalità. Io sono Gene Kenneth, cominciamo benissimo, e ti insegnerò le basi del volo in orbita. Presumo che tu abbia già visto tutti i tutorial base sul volo. Sì, siamo ferratissimi, ci ricordiamo tutto e siamo bravissimi. Ok, hanno un po' la faccia da scemini, loro, però vabbè. Il volo di orbita, in orbita in effetti, non è altro che una caduta libera, e questo l'avevamo capito. L'unica differenza è che durante la caduta ti muovi così rapidamente in avanti da mancare l'impatto con il suolo. Esattamente, è quello che dicevamo l'altra volta. Dal momento che a questa altezza non c'è l'atmosfera a rallentarti, continuerai a cadere per sempre intorno al pianeta, senza bisogno di usare i motori. Fantastico. Al momento siamo su un'orbita bassa intorno a Kerbin. Ah, è bassa 200 km, ok. Però vedi che stiamo comunque scendendo sempre. Stiamo scendendo. Ah, forse perché la. Ah, lo sapete perché stiamo scendendo? Mo' ve lo dico io. È bellissima questa cosa. Madonna, si imparano un sacco di cose con sto gioco. Stiamo scendendo in realtà perché cadendo e quindi orbitando intorno alla Terra. La Terra in realtà non è sferica, è un geode. Quindi in alcuni punti è più alta, diciamo, cioè in alcuni punti sei più vicino, in altri sei più lontano, ecco perché credo che l'altezza vari. Comunque. Ora occupiamoci del lato pratico. Penso che tu conosca già i comandi base. Quassù sono uguali, tranne che la mancanza d'atmosfera fa sì che la nave si comporti un po' diversamente. Dato che non c'è alcuna resistenza per rallentarti, per ogni impulso applicato dovrai esercitare un impulso opposto per fermarti nuovamente. Perfetto. Ora darò una spintarella al tuo assetto. Prova a riportare la nave in assetto stabile. Se perde completamente il controllo, premi T per attivare il SAS, che eliminerà automaticamente qualsiasi rotazione residua. Bello, il SAS io lo amo. Ci può stare anche solo un periodo per riprendersi dall'incidente. Sì, infatti. Questo gioco mi piacerebbe anche provarlo, ma se devo essere. Ma deve essere tipo l'unica cosa che faccio nella vita. Esatto, questo ti assorbe un sacco, capito? Perché poi immagino che in modalità carriera soprattutto devi, a parte costruire razzi, eccetera, eccetera, che già questa è una parte mastodontica, ma poi devi tener conto anche di tutte altre tipologie di cose, tipo l'amministrazione, gli astronauti, tutte queste cose qui. Magari un giorno faremo anche che so, un piccolo briefing lì. Io lo so. Vado, eh. Quindi devo annullare quello che fa lui. Oddio, girano, girano, girano.
Adesso stai pilotando tu, ferma la rotazione usando i comandi di beccheggio, imbardata e rollio. Ti suggerisco di usare la navisfera per orientarti anziché guardare la nave. La navisfera non è influenzata dalla rotazione della visuale, perciò dovresti trovare più facile orientarti attraverso questo strumento. Ok. Oh mio Dio, è un casino. È un casino perché non capisco cosa devo fare per agire su una delle di quelle direzioni. No, è veramente un casino. Ok, così dovrebbe essere solo beccheggio? No. Oddio, è difficilissimo. No, 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 no. No. No, ragazzi, è un casino. A parte che spero di non consumare troppo. Allora. Oh, zitti, zitti. Zitti. Devo riportarlo alla. Ah, devo fermare la rotazione, ok. Eh? Mamma mia, sono bravissimo. Ma credo che ci sia qualcuno che si è preso la laurea in ingegneria apposta per poterci giocare, mi sa. Ah, poi diventa bello. Ciao Spaghetto. Buonasera. Benvenuto, ben trovato. Poi diventa ancora più bello perché già è bellissimo. E grazie. E come dicevo, già è bello grosso così. Poi figurati. Spero che nessuno dei piloti vomiti. No, perché non vomitano, perché in realtà il vomito cioè la sensazione di vomito che hai quando giri deriva dalla gravità. Cioè dal fatto che ti senti effettivamente girare la testa, tra virgolette, nel senso che proprio ti cambiano la direzione, no? Che percepisci. Invece nello spazio, cioè lì in caduta libera, non hai questa percezione. Quindi è come se vedessi, non so, che ne so, un monitor, uno schermo con cose che scorrono. Sì, un minimo ti può dar fastidio, ma. Oddio, poi magari invece non è vero. Ok, il controllo dell'assetto è un'abilità essenziale per un pilota spaziale. Padroneggialo e sarai a buon punto, grazie. Puoi provare ancora se vuoi. Dai, proviamo ancora. Allora. È un casino, eh? Ok, de devi beccare la direzione in cui sta ruotando di più. Ok, ops, ho sbagliato. No, è difficilissimo, è veramente difficilissimo. Ok, dai, ce l'abbiamo fatta. Basta, grazie, molto gentile. Ora diamo un'occhiata alla navisfera. Probabilmente avrai notato mentre ruotavi, sì, che ci sono dei simboli. Allora, quelli verdi sono i vettori prograde e retrograde.
Puntano rispettivamente nella direzione del tuo vettore di velocità e in quella opposta, ok? Verso dove stai andando e da dove stavi venendo. Mentre quelli azzurrini sono i vettori radiale e antiradiale, puntano verso il corpo orbitato attuale. Quindi la Terra? Cioè, puntano verso la Terra? Ah, ok, puntano verso la Terra, ci può stare. Mentre quelli viola, vettori normale e antinormale, sono perpendicolari al piano dell'orbita. Perpendicolari al piano dell'orbita e puntano rispettivamente verso l'alto e verso il basso con riferimento al piano stesso. Perfetto. Ok. Allora, vediamoli qua se ci sono o non ci sono, ovviamente qui. Va bene. Molto bello. Ora proviamo qualcosa di più complicato. Apri ancora la mappa. Vai. Ora esamineremo alcune delle manovre base che dovrai conoscere. Cominciamo per prima cosa ad alzare l'apoapside. Ok. L'apoapside, indicato sulla mappa dal nodo AP, è il punto più alto di un'orbita. Eccolo lì. Il punto più alto. Questo. Il punto migliore in cui alzare l'apoapside è quando ti trovi nel nodo periapside. Il punto più basso dell'orbita, perché praticamente basta che dai una spintarella qui e già salti fuori dall'orbita e la aumenti un po'. Ok, se tieni il mouse sopra il nodo periapside, vedrai che lo raggiungeremo tra pochi minuti. Una volta lì dovrai orientarti in direzione prograda e accendere i motori. Ok. Ah, vedi, 39 minuti. 39 minuti, alla faccia di qualche minuto. Premi virgola per accelerare un po'. No, punto, scusate. Ah, ecco, ci per 5. Ora il tempo sta passando 5 volte più veloce del normale, perciò saremo lì in pochi. Ma in realtà ci stiamo allontanando, Ciccio. Spero che nessuno dei piloti vomiti. Puoi controllare l'accelerazione temporale con i tasti virgola e punto o cliccando sulle frecce. Per questa volta ripristinerò io il tempo normale circa un minuto prima di arrivare al periapside, cominciando già prima a rallentare. Ma Ciccio, mi sa che ti stai sbagliando perché stiamo allontanando, eh? Quindi mo devi fare il giro completo? Vabbè. Al di fuori dell'addestramento comunque. Dica? Questo non lo sapevi, hai arricchito il mio bagaglio culturale, hai visto? Hai visto? Eh sì, l'ho passato, però vabbè, adesso facciamo 18.000 per, così, ok. Ecco. Al di fuori dell'addestramento, comunque sarai tu a dover rimettere il tempo a per uno, quindi non andare troppo veloce o potresti mancare l'appuntamento. È anche possibile cliccare su un punto qualsiasi dell'orbita e scegliere opzione accelerazione temporale qui. Ah! Ah, ok, carino. Ok, ora ci stiamo per avvicinare. Dovrebbe rallentare, no? Eccolo, infatti. Ok. Bene. È tempo di accendere i motori. Orienta la nave verso il vettore prograduro. Prograduro. E prograduro sarebbe? Già mi sono scordato. Quello blu? Quello verde? Ricorda che puoi semplicemente attivare l'assistenza alla stabilità e cliccare il pulsante orbita prograda accanto alla navisfera per lasciare che il pilota della nave lo faccia per te. Eh no, eh no, eh no, eh no. Scusa, sta là. Yeah, beccate questa. Ah, mi ha attivato il SAS solo per quanto riguarda la stabilità. Perfetto. Verifica che il SAS sia attivo per mantenere la nave in assetto. Premi il tasto Z per accelerare al massimo. Vado, sto andando, sto saltando, credo stia saltando l'orbita. Via. Il lato opposto dell'orbita comincia ad alzarsi mentre acceleri.
Sì, eccolo, vedi? Eccolo, certo. Continua ad accelerare finché l'altitudine dell'apo apside non raggiunge gli 800.000 metri. Ok. 800.000 metri. Guardate che figata! Devo superarli gli 800.000 metri? Ben fatto. In questo modo si alza il nodo apoapside. Quando esegui manovre in orbita, più o meno tutto quello che fai influenza il lato opposto dell'orbita, certo. Ah, però abbiamo proprio modificato la forma dell'orbita adesso. Che forte. Così, per alzare il punto più alto, apoapside, devi accelerare in avanti, in senso prograduo, mentre ti trovi nel punto più basso. In egual misura, per alzare il periapside, dovrai accelerare in direzione prograda all'apoapside. Ora stiamo andando verso l'apoapside, perciò faremo così. Ok. Arriviamo all'apoapside. Ora stiamo andando verso il nodo apoapside. Nota come la nave perde velocità man mano che l'orbita si alza. Questo è dovuto al fatto che ci stiamo allontanando dal pianeta, proprio come succede a una palla lanciata in aria su Kerbin. Ok, più in alto si va, più lenta sarà l'orbita. Hai notato che la velocità orbitale di Moon è di circa 500 metri al secondo. Ok, mentre la tua è molto più alta, questo perché la nostra orbita è molto più bassa di quella di Moon. Perfetto, chiaro. Più è bassa l'orbita, più vai veloce, chiaramente. Quando raggiungeremo l'apoapside, accenderemo ancora il motore in direzione prograda. Per alzare il nodo periapside e circolarizzare. E infatti perché non è circolare, giustamente. Verso l'infinito e oltre. Esatto. Le leggi di Keplero. Ok. Devi fare come prima. Orienta la nave in direzione prograda. Considera che in questo momento con ogni probabilità stai puntando nella direzione opposta. Ragion per cui l'indicatore prograda dovrebbe non essere visibile, ma in ogni caso è facile trovarlo perché si trova esattamente nella direzione opposta, è certo, ovvio. Vado. Eccolo! Comunque, la cosa che mi sconvolge un pochino è che comunque tutte queste manovre. Ho fatto però, ok. Tutte queste manovre, dicevo, consumano carburante. Quando finisce? Voilà! E stiamo aumentando il periapside. Bellissimo. Continua ad accelerare in direzione prograda finché l'orbita non è quasi circolare. L'eccentricità. Aspetta. L'eccentricità sarà 0 con un'orbita perfettamente circolare, perciò tienila d'occhio. Ma dov'è l'eccentricità? Dov'è l'eccentricità? Aiuto, dov'è l'eccentricità? Dove dovrei vedere? Altitudine? Ah, vabbè, sarà sempre 800, dai, più o meno. Ho paura. Voi vedete un indicatore che si chiama eccentricità? Ah, ok. Ce lo dice lui. Ben fatto, hai imparato a cambiare le dimensioni della tua orbita. Questa manovra dovrebbe tornarti utile in diverse situazioni. Ok, ora vediamo come puoi cambiare la tua inclinazione orbitale. Inclinazione orbitale, va bene. L'inclinazione dell'orbita è l'angolo tra la tua orbita e l'equatore di Kerbin. Bene. Se fin qui sei riuscito a mantenere un ragionevole controllo del veicolo, dovremmo ancora trovarci su un'orbita con un'inclinazione vicina a zero. Sì, devo dire che credo di sì, no? Oddio, non so qual è il. Sì, perché questo è il coso, come si chiama? È l'orizzonte. Questo significa che anche se abbiamo cambiato l'altitudine dell'orbita, la sua inclinazione è rimasta la stessa. Per cambiare l'inclinazione bisogna accelerare a un angolo di 90 gradi rispetto al vettore prograduo, ma senza cambiare angolazione relativamente alla superficie. Ok. Nella nostra orbita attuale, quasi equatoriale, la direzione prograda è esattamente a est. Sì. Questo significa che per aumentare l'inclinazione in modo che la nostra orbita ci porti verso latitudini più alte, dobbiamo accelerare in direzione normale. Ok, se quello che ho appena detto ti ha fatto girare la testa, la navisfera è pronta ancora una volta a venire in tuo soccorso. In questo caso dovrai usare il vettore normale, che è quello che ci aveva spiegato lui, era quello
rosa. In questo caso, ok, dovremmo usarlo per cambiare l'inclinazione. Proviamo a farlo adesso. Orienta la nave in direzione del vettore normale. Il vettore normale dovrebbe quindi essere tipo qua, infatti, eccolo. Dai, qualcosa ho capito, su. Credo che l'eccentricità dipende dal fatto che ti metta occhiali particolari e vestiti molto colorati e appariscenti. Ok. Ok, vado, eh. Hai notato che quando acceleri verso nord la tua orbita comincia a inclinarsi di lato? Ma i nodi periapside e apoapside rimangono più o meno alla stessa posizione? Cavolo! Eh sì, guardate, guardate come mi inclino. Oh, che figata! Questo è perché stiamo accelerando in una direzione completamente nuova. Perciò la manovra non aggiunge o toglie l'energia all'orbita, almeno finché continuiamo a puntare in direzione normale durante l'accensione. Certo che, per esempio, vedi, io non sto puntando esattamente nel vettore normale, quindi un minimo di componente di rallentamento o accelerazione nell'orbita ce l'ho. Quindi poi magari dovremmo fare aggiustamenti, non lo so. Cioè, mi sto chiedendo nella realtà, ma quanto deve essere complicato? Comunque, continua ad accelerare verso la normale finché la tua inclinazione raggiunge i 10 gradi. Però aspetta un attimo perché siamo un po' storti. Non vorrei cambiare troppo le cose. Bene. Ok, 10 gradi, eh. Ma domanda. Ma il carburante? vabbè, io c'ho pure del carburante, ragazzi, vi devo dire. Bene, in questo modo puoi cambiare la tua inclinazione. Perfetto. È sempre meglio eseguire queste manovre nella parte più lenta dell'orbita per risparmiare delta V. Ok, certo, perché devi vincere comunque un minimo di velocità che stai avendo mentre giri. Dopo questo, da CTV informati alla motorizzazione per prendere la patente per astronauti, che è la patente S, giustamente, la patente Space. Secondo me sì, ce la faccio. Sì, il carburante lo so, eccolo. No, che lo vedo qui lo so, ma intendevo, ma in tutto ciò, ma il carburante sta finendo. È sempre meglio eseguire queste manovre nella parte più lenta, va bene? Questo significa anche che cambiare l'inclinazione di un'orbita più alta, come quella su cui siamo adesso, richiede meno carburante. Ah, certo! Della stessa manovra eseguita su un'orbita più bassa. Ecco, questo è importante. Tieni presente che cambiare l'inclinazione non significa necessariamente accelerare verso nord o sud, ma piuttosto ad angolo retto rispetto al vettore prograado, certo, e si chiama normale apposta, perché è perpendicolare. Nella nostra orbita precedente, quasi equatoriale, questo vettore normale puntava verso nord, certo. Certo. Ora passeremo a esaminare l'ultima delle manovre fondamentali che devi imparare, abbassare l'orbita. Dai. Sarà il contrario di quello che abbiamo fatto prima. Come avrai immaginato, per abbassare l'altitudine dell'orbita bisogna agire come per alzarla, ma al contrario. Dato che quassù non c'è aria, possiamo usare i motori principali per decelerare, oltre che per accelerare. Dal momento che l'orientamento della nave non pone alcun problema aerodinamico e volare all'indietro è facile quanto farlo in avanti, dal momento inoltre che la nostra orbita è quasi circolare, possiamo semplicemente girarci in direzione retrograda e accendere i motori in qualsiasi momento. Perciò facciamolo. Vai! Quindi ora metto la visuale così vediamo l'orbita che si abbassa. Quindi retrograda. Retrograda dovrebbe essere da qualche parte di qua. Eccolo qua. Chissà se i simboli che stanno usando sono ufficiali, cioè nel senso sono proprio quelli che usano davvero, sai, queste cose bellissime qui. Pure se magari ogni nazione ne ha uno suo. Vado, eh. Pom! Guardate che si stringe. Madonna, che figata! Continua ad accelerare in direzione retrograda finché l'altitudine del periapside non arriva intorno ai 20.000 metri. Questa volta cerca di avvicinarti il più possibile.
esageri e lo abbassi troppo, girati in direzione prograda e accelera un poco per riportarlo su. Se vuoi controllare l'acceleratore con precisione, ricordati che puoi farlo con i tasti bla bla. Ok. Abbiamo detto 20.000, eh? Guarda com'è basso! Ma si sta abbassando tantissimo! Dio, stiamo per... aiuto, stiamo per cadere sulla terra! Mio Dio! Ah! Dai! Me lo stavo chiedendo anch'io, chissà se forse hanno diversi sistemi, ognuno... capito? Immagino. Secondo me però per queste cose ci vorrebbe un sistema internazionale. Soprattutto considerando il fatto che nella stazione internazionale appunto ci sono astronauti di varie nazionalità. E quindi se la strumentazione è diversa in base alla nazione non ci capiscono niente. Quindi secondo me ci deve essere per forza un qualcosa di standardizzato. Ora sei sulla strada per tornare a casa. Ah sì? Ah ok. 20.000 metri è un'altezza abbastanza bassa da entrare nell'atmosfera, per cui questa è una rotta di rientro verso Kerbin. Quando scenderai sotto i 60.000 metri, l'atmosfera comincerà a rallentare la nave e quindi cadi, come è successo con Valentina, che a questo punto non avrà più velocità sufficiente per tornare su. E con questo la lezione è finita, puoi continuare a giocare e eseguire altre manovre, seguire questa traiettoria fino all'atterraggio o passare alla prossima. Certo che atterriamo, devo assolutamente portare sani e salvi loro. Ok, temporale, bla 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 bla, attenzione. Ok, allora. Ok, adesso stiamo cadendo praticamente. E ricordiamoci di attivare stavolta il maledettissimo coso. Usare l'acceleratore fisica può influenzare la stabilità strutturale. Ok. Perché? Perché non è sempre... Aspetta, ma non dovrei rientrare tipo al contrario? Tipo così? Non è il caso che rientri... Ma devo sganciare qualcosa, secondo voi? Tipo sganciare questi? Esatto. Sì. Dovevo sganciare quelli, chiaramente. E poi devo sempre rientrare così, giusto? Perché lo scudo termico è sotto. Sì, ce la faccio, vi salverò, Jebediah, Bill e Bob. Jebediah, Bill e Bob. Ora acceleriamo un pochino, sembra comunque che stiamo... Ah, lui dice forse che accelerare il tempo è pericoloso perché i movimenti che fai sono molto... molto bruschi, chiaramente, se li fai mentre acceleri il tempo. Ok, ci siamo. Stavolta... Oh cazzo! Ho sbagliato. Non era configurato bene! Ah no, era configurato bene, sì. Sì. Infatti non sta scattando. Ok. Ce l'ho fatta a salvare un equipaggio. Yeah! Basta, il sasso possiamo spengerlo, anche perché Porello sta consumando tutto il carburante inutilmente poi. Quando è che cadi? Ma non c'è il... Ma non c'è il paracadute in questo coso? Ok. Ah, eccolo. Oh, però apriti! Madonna, non era... Ah, meno male che c'era questo qua altitudine. Ho preso un colpo. Vai, ce l'ho fatta. Li ho salvati. Mamma mia! Non è proprio semplice, devi riscattarti per lei, infatti. Valentina, se mi senti, questo ammaraggio è dedicato a te. Ciao Trish, buonasera! Lasciali morire, no! Tanto ad una certa li abbandonerà da qualche parte. No!
No, ricordati di attivare il paracadute. Sì, ce l'ho fatta stavolta a ricordarmi. Atterraggi costantemente in mezzo all'oceano. Eh sì, perché credo che sia più probabile che atterri lì se fai a caso. Poi certo, se ci mettiamo a prevedere esattamente il punto, cioè, e a, diciamo, come si dice, impostare proprio il punto di rientro in modo che arriviamo sulla terraferma, lì ce la dovremmo fare. E quanto siamo lenti però a atterrare? Su, dai, che voglio fare le altre missioni, dai. Su. Vai. Forza. E ora affogherete tutti. Yeee! Tutti contenti, tutti vivi e tutti molto, molto simpatici. Ciao. Fine scenario. Dai. Ce l'abbiamo fatta. Allora, adesso, fondamenti del volo in orbita e quello che abbiamo fatto, concetti base sulla scienza. Ah, questa è una piccola parentesi che ci viene fatta per quanto riguarda la gestione delle scoperte scientifiche e degli avanzamenti scientifici. Quindi qua torniamo per un breve, credo, lasso di tempo a livello manageriale proprio classico, diciamo. Benvenuto alla lezione sul metodo scientifico Kerbal. Io sono il tizio che già conosciamo. Questo tutorial non richiede conoscenze pregresse, ma per guadagnare punti scienza dovrai conoscere ogni aspetto. Quindi prima o poi ti consiglio di guardare tutti i tutorial. Ora ci troviamo nel centro spaziale. Per una presentazione generale ti consiglio di andare lì. Ok. Quella grande struttura più vicina a te, questa. È ricerca e sviluppo, è qui che utilizzeremo i punti scienza accumulati durante le missioni per sbloccare nuove parti. Vai, eccoci qua. Quello che vedi nel mezzo con lo sfondo a quadretti è l'albero tec... L'albero, ha capito? È l'albero! È l'albero tecnologico. L'albero mostra quanto avanti la tua ricerca ha fatto avanzare la tecnologia Kerbal. Riesco a parlare anche in modo molto fluente. Non è vero, molto poco. Quanti cosi, quanti tizi scientifici ci sono, ma non sono tantissimi. Il progresso scientifico dell'umanità è tutto qui? Ok, mi aspettavo una cosa più complessa. Poi magari ci sono sotto alberi, che ne so. Adesso non c'è molto da vedere perché non sei uno scienziato di livello mondiale come me, non ancora, ma sono certo che hai il potenziale. Va bene. Quello che vedi nel... Sì, già me l'hai detto. Ho capito. Che devo fare? Va bene. Aiuto. Che devo fare? Ti ho impallato il tutorial. Ragazzi. Ho capito. Ho capito! No, ragazzi, si è impallato il tutorial. Ma per favore. Ah, ok. In una tipica partita, in modalità carriera, partirai con poche parti e dovrai guadagnarti le altre. Che bello, non vedo l'ora di farla. A scopo puramente illustrativo, ho fornito al tuo programma spaziale alcune unità di dati. Così dovresti avere abbastanza scienza da sbloccare, perfetto. L'ammontare totale dei punti di scienza è riportato nell'angolo in alto a destra. Questo qui, bambini. Mettiamoci al lavoro. Scegli uno dei nodi grigi disponibili e clicca sul pulsante blu, ricerca, nel pannello a destra. Ok. Uno dei nodi grigi disponibili, quindi uno di questi due. Missilistica di base oppure fondamenti di ingegneria? Io sono uno pratico, quindi voglio subito andare sulla Luna, subito, e quindi andrei con questo. Urrà! È così che si fa ricerca. Potresti aver notato che il nodo che hai appena sbloccato era collegato ad altri nodi più a destra, che ora sono diventati anch'essi disponibili. È chiaro, questo è il classico alberello a cui ci ha abituato Civilization e cose del genere. Non ho capito, ma siamo alla finale? No! Questo è un intermezzo che ti spiega come funziona il progresso scientifico, ma poi ci sono 2000 altre cose. Anzi, mi sa che la cosa successiva sarà andare sulla Luna. Fichissima. Ah, ok. Scusa. Non sai quale nodo scegliere? Non ti preoccupare, in qualsiasi momento puoi selezionare un nodo per ottenere informazioni utili. Ah, ok, tipo questo ti dice che cosa scopri? Perfetto. Bene, e si impalla, però io adesso ho capito che per disimpallarti devo fare così. Ora starai probabilmente pensando, è tutto molto bello, ma come faccio a ottenere scienza?
Ci sono molti modi. Per esempio, raccogliere rapporti dell'equipaggio dopo che i tuoi Kerbal hanno visitato altre regioni, soddisfare alcuni tipi di contratto, raccogliere campioni in diversi luoghi, aggiungere alle tue navi e utilizzare punti dedicati agli esperimenti scientifici e vari, eccetera, eccetera. Ci sono davvero molte possibilità. Ok. Wow. Quindi l'equipaggio fa rapporto quando rientra dalle missioni e ti dà punti, giustamente. Poi ci sono dei contratti che puoi portare a termine. Poi devi, mentre fai tutte le tue esplorazioni, puoi raccogliere campioni, chiaramente questa è la cosa più banale. Aggiungere alle tue navi e utilizzare parti dedicate agli esperimenti scientifici, ok, tipo quello che abbiamo inserito l'altra volta, ok. La maggior parte di queste azioni deve essere eseguita attraverso i menu contestuali, che sono visualizzati quando clicchi con il pulsante destro su alcune parti e talvolta sui Kerbal. Tieni presente con la tua missione, deve trasmettere i risultati e sopravvivere fisicamente al rientro, certo. È ovvio. Va bene. Tutte le attività che ho menzionato, tipo per esempio quando abbiamo attivato l'esperimento, quello nella puntata precedente, quello della melma. Abbiamo dovuto proprio cliccare sulla parte che raccoglieva i dati per aprirla. Quindi credo che intenda questo. Tutte le attività e le molte altre che potrai scoprire sono inserite in un registro che ne tiene traccia. Oh, bravo! Puoi accedere agli archivi cliccando sul pulsante giallo. Questo. Archivi. Oh! La prima e più importante cosa da notare è la ruvida bellezza virile del responsabile degli archivi. Inoltre puoi vedere quali attività scientifiche hai già eseguito, quando l'hai fatto, con chi e quanta scienza ti ha fruttato. Ok. Recupero di un veicolo tornato dopo un volo su Kerbin, scienza 5. Rivedi il rapporto scientifico, va bene. Questo è molto importante perché quando ripeti lo stesso esperimento più volte, il suo valore scientifico diminuisce, chiaramente, dato che conosci già una parte della risposta. Di conseguenza, ogni volta che ripeti un'azione ricevi meno scienza, finché il guadagno non si riduce praticamente a zero. Oh. Ah, guardate un po' che c'è qua. Ci sono tutti i pianeti del sistema solare, vabbè, del sistema Kerbin, insomma, come cacchio si chiama. Bello. Sì, va bene. Questa cosa che devo uscire per andare avanti è incredibile. Un'altra caratteristica fantastica degli archivi è che puoi verificare quali corpi celesti hai già visitato e su quali o interno a quali hai condotto esperimenti. Per far questo clicca sull'icona corrispondente al corpo celeste e vedi, per adesso vedrai solo i rapporti di ricerca che ti ho fornito io, ma una volta che avrai cominciato a produrre, sì, vabbè, quello lì che dicevamo prima, questo qua. Qui non c'è niente, non c'è niente. Oh, vedi che ci sono anche le lune, che bello! Questa è la luna. Oh, abbiamo due lune, Moon e Minmus. Che bello. Voglio vederle tutte, tutte! Ok. Vai. Questo conclude la presentazione delle basi. È stata una lezione teorica, ma sono certo che tutto acquisterà un senso una volta che l'avrai provato sul campo. Ricorda che la scienza richiede curiosità, perciò non aver paura di provare cose nuove e non scoraggiarti se una missione non andrà come previsto. Se impari qualcosa di nuovo non è mai un completo fallimento. Se ti senti perduto, prova gli altri tutorial, bla bla bla, non vedo l'ora, ora devi fare esci. Bella. Ciao. Vai. Dopo questa piccola parentesi, andiamo verso la luna. Qui si fa molto interessante. Molto. Già partiamo in orbita. Che bello. Benvenuto alla prima serie di lezioni. Pensate per prepararti a volare all'interno e nelle vicinanze del sistema locale di Kerbin. Mi sono lasciato ispirare dal famoso capolavoro di Jules Kerman, da Kerbin a Moon, ma noi faremo ancora di più, perché torneremo pure indietro. Nella prima lezione partiremo da OBK, orbita bassa intorno a Kerbin, e viaggeremo fino a Moon, ponendoci in un'orbita bassa intorno a Moon stessa. Qua, mi chiedo se il fatto di personalizzare questo gioco con un sistema solare fake o una razza fake, eccetera, sia stato fatto volutamente, nel senso che per rendere, diciamo, un po' più
scherzoso tutto il coso, oppure perché non so quale magari problema. No, non credo che ci sarebbero stati problemi a fare il sistema solare vero, tutte le cose vere, non credo. È stata una scelta di design, basta. Do per scontato che tu abbia completato tutti i tutorial precedenti. Sì, ce l'abbiamo fatto, caro, e andiamo avanti. Allora, una parte importante del volo tra corpi celesti è l'orbita di trasferimento, che sarebbe sostanzialmente un'orbita intermedia usata per passare tra due orbite stabili. Ok, questo è un bel concetto. Nel nostro caso, il periapside dell'orbita sarà molto vicino a Kerbin. Mentre l'apoapside andrà verso la Luna, chiaro, certo. Si estenderà fino ad appena oltre l'orbita di Moon. Le traiettorie interplanetarie sono simili, ma su scala molto più grande. Premi M. Allora, per eseguire con successo il trasferimento dovrai fare in modo che la tua nave e il bersaglio arrivino nello stesso punto, nello stesso momento. Se sai davvero quello che stai facendo, puoi calcolare la tua orbita di trasferimento in tempo reale, o addirittura valutarla a occhio. È così. E chi siamo? Tuttavia è molto più semplice usare i nodi di manovra, che è quello che faremo. Clicca in un punto qualsiasi della tua orbita, poi clicca su Aggiungi manovra. Nodi manovra. Ma dov'è la Luna? Sarebbe questa? Sì. Ah, la faccia! Che orbitona! Va bene. Io pure mi stavo chiedendo quale fosse la ragione di inventarsi un altro sistema solare. Forse perché permettendo di andare oltre a quello che è attualmente conosciuto avrebbero rischiato di dare. Ah, ok, avrebbero, dici, fuorviato, no? Invece, in questo modo, avendo il sistema tutto loro e inventato, possono fare quello che gli pare anche. Ah, sì, forse è stata una scelta di proiettata al futuro. Sì, è vero, sì, potrebbe essere. Nota che in modalità carriera i nodi manovra non saranno immediatamente disponibili. Prima di poterli utilizzare dovrai potenziare alcune delle tue strutture. Ah, quindi partiamo proprio con le pezze lì, eh? Aggiungi manovra, eccolo qua. I nodi manovra ti permettono di pianificare in anticipo le manovre. E cosa più importante, di farlo senza sprecare tempo. Scusate, senza fregare propellente, chiaramente. Come puoi vedere, i nodi manovra hanno 6 maniglie. Quelle verdi sono prograda e retrograda, quelle viola normale e antinormale, perfetto. Quelle blu radiale e antiradiale. Ok. Radiale e antiradiale, certo. Quindi le normali sono le perpendicolari al piano dell'orbita. Ok. Prograda e retrograda ovviamente sono quelli che seguono l'orbita, mentre come cacchio si chiama? Radiale e antiradiale sono quelli che puntano, che sono perpendicolari, come potrei dirlo? Che puntano, che sono perpendicolari alla superficie del pianeta o dell'affare intorno a cui stai orbitando. Più o meno. È l'unica ragione che mi viene in mente, sì, è per avere più libertà, diciamo. Bene. Non entrerò nei dettagli su questi vettori perché sono esattamente gli stessi presenti sulla navisfera, ovviamente che hai già avuto modo di conoscere. Per ora ti basta ricordare che agendo nelle direzioni prograda e retrograda puoi alzare e abbassare l'orbita, certo, mentre accelerando in direzione normale e antinormale si inclina, perfetto. E agendo invece su queste due, che succede? Un po' di tutte e due, no? Perché stai dando componente. No, un par di palle. Perché non stai dando componente qui, ma non stai dando un cacchio in realtà. Non lo so. Puoi cliccare e trascinare le diverse maniglie per vedere gli effetti sull'orbita di un'accensione dei motori in quella direzione per una certa durata. Ma sul serio? Quindi posso rispondere alla mia domanda facendo così? Truccate. Ah, trasli l'orbita. Mio Dio, che succede? Mio Dio, cosa succede? No, no, scusami. Che cosa strana sta succedendo? Quindi trasli l'orbita. Serve per traslare l'orbita questo vettore. E si può resettare, tipo? Si può cancellare, così facciamo prima. Ok.
Va bene. Nel nostro caso particolare vogliamo alzare l'apoapside a sufficienza per intercettare l'orbita di Moon in un punto circa 45 gradi più avanti della sua posizione attuale. Se lo dici tu, va bene. Se la tua traiettoria è corretta, la linea dell'orbita cambierà colore quando si avvicinerà a Moon. Questo indica il punto in cui la tua nave passerà dall'influenza della gravità di Kerbin a quella di Moon. Ah, devo intercettare. Devo intercettare proprio il pianeta. E minchia, ma hai detto niente. La regione in cui l'attrazione gravitazionale di un corpo è più forte è definita come la sua sfera di influenza. Bene. Madonna, che casino! Cosa tocchi? Cosa tocchi? Sempre a toccare. Allora, con le maniglie visualizzate per farle comparire, puoi cliccare sul nodo. Sì, eccolo. Tira la maniglia prograda finché la tua orbita post-manovra si alza fino a raggiungere l'orbita di Moon. Prograda è così, no? Quindi devo alzarla fino a quando fino a quando non incrocia l'orbita di Moon. L'abbiamo raggiunto, ok. Ma arrivare alla stessa altezza non è sufficiente, esatto, a ottenere un incontro. Come ho detto, anche i tempi contano. Certo, devi proprio, cioè, calcolarlo bene. Per questo motivo potrebbe anche essere necessario spostare il nodo manovra stesso finché non ottieni un'intercettazione con Moon. Per far questo, clicca sul cerchietto interno del nodo e trascinalo in avanti e indietro lungo la linea. Ah, perfetto, guarda. Oh! Ho capito, però, scusate, ma se io nel frattempo che arrivo lì, lui si è spostato. Come? Va bene. Le maniglie dell'amore prograde. Che te tocchi? Sì, era sì. Non dimenticare che puoi allontanare la visuale per vedere una regione di spazio più ampia. Sì, lo so. Se vuoi ricominciare, va bene. Per eliminare un nodo, clicca sopra con il pulsante mestre aperto e poi clicca OK. Puoi anche cliccare sul pulsante orbita successiva o orbita precedente per spostare il nodo avanti o indietro nel tempo di un'intera orbita. Ah, ok. E quindi? Che devo fare? Ah, ma forse perché non l'ho intercettato? Ah, forse sono andato oltre, aspetta, eh. Io sono arrivato lì, ma poi? Devo eliminare il nodo perché mi sta facendo fare il tutorial dei nodi. Aspetta. Con il pulsante destro e premi X. Ecco qua. No, però non mi hai fatto. Sbagliato. Nodo manovra. Addio, no. Ok. E che faccio? Calcola la traiettoria. Non mi sembra che però si stia muovendo la Luna, eh. Aspetta, forse devo fare quell'altra cosa. Orbita successiva per spostare il nodo in avanti e indietro nel tempo. Vediamo. Ma non va. Meno 2G. Che cacchio? Guarda! Ah, eccolo! Oddio, che figata! Guarda! Vedi quando che si sta spostando?
E quindi qui intercetto. Quindi è giusto, abbiamo intercettato, cioè intercetteremo Moon qui e praticamente però poi zompiamo fuori. Ecco fatto. Hai pianificato una manovra di inserimento transmunare. La tua orbita post-manovra entrerà nella sfera di influenza di Moon. Ora voglio mostrarti alcune cose. Madonna. È una cosa stupenda. Ok, navisfera. Navisfera, eccola. Che apri, sta qua. Come vedrai, sono presenti indicatori che non erano visibili quando hai raggiunto il nodo manovra. In effetti, se ricordi, li abbiamo già visti nel tutorial. Ok. La barra a destra rappresenta graficamente il cambiamento di velocità. Delta V. Questo. Richiesto per effettuare l'accensione pianificata. Sotto di essa vedrai una stima del tempo necessario per eseguire la manovra ed esaurire la visualizzazione grafica dell'accensione. Durata accensione 1 minuto e 9 secondi. Un nuovo timer poi mostra un conto alla rovescia fino al momento in cui la nave raggiungerà il nodo manovra. Perfetto. Per arrivare in posizione più rapidamente puoi accelerare il tempo cliccando su Va bene. Ah, puoi accelerare il tempo cliccando su qualsiasi punto dell'orbita oltre il nodo manovra, questa. E cliccando su accelera tempo fino alla manovra successiva. Quindi se io faccio così lui va là. Ah, perché abbiamo giustamente aspettato. Ah, certo, abbiamo aspettato che la Luna fosse avanti. Ok. E quindi ora? Sì, hai visto, abbiamo fatto un po' di giretti. Se per qualche ragione fai un pasticcio, cancelli il nodo manovra, impostane semplicemente un altro. Vabbè, quindi che devo fare? Devo accelerare fino alla manovra successiva? Ma lo fa lui adesso? Cioè lui adesso spara, aumenta automaticamente, giusto? Oh mio Dio. Legge. Ho letto, ho letto. Ah, oh, scusa, c'hai ragione, è cambiato. Grazie. Ok, ci avviciniamo al momento della manovra. Prima di eseguire l'accensione c'è un ultimo passo da fare. Devi puntare il tuo veicolo in direzione del vettore pianificato, rappresentato dalla croce blu. Ok, o da una freccia blu che punta verso di essa. Una volta che la nave è orientata, puoi preoccuparti dell'accensione. Ecco un consiglio. Un consiglio da un esperto. Guarda la stima della durata dell'accensione. Dimezzala e accendi i motori quando il conto alla rovescia T- raggiunge quel numero. Ma l'abbiamo già superato, però. Quindi se il tempo di accensione è, poniamo, 20 secondi, inizia l'accensione a di meno 10 secondi. È meglio fare così perché il nodo manovra è calcolato sulla base di un impulso istantaneo. Ah, se l'accensione avviene in un intorno temporale di quell'istante che ne risulta quindi il punto medio, l'orbita prodotta è più accurata. Se invece accendi i motori proprio in corrispondenza del nodo, il punto medio dell'accensione risulterà spostato più avanti rispetto al nodo manovra. Ok. Nel nostro esempio, applicare questo consiglio significa cominciare ad accendere i motori quando il conto alla rovescia arriva a T-40. Ma me lo so già perso. Ma posso andare indietro nel tempo? Non posso. Tra l'altro, devo anche orientarmi. Vabbè, facciamo che accendo adesso. Eh no, devo per forza accendere ora. Per forza. Ok, tra l'altro adesso potrei anche fare così e fare il furbo, eh. Così me la tiene lei la.
Durata accensione, ma questo lo controllo io, no? Quindi devo farla durare un po' di più. Perché l'ho acceso tipo 2-3 secondi dopo. Madonna, guarda il carburante che sta finendo. Mi sembra. Oddio, no, è troppo! È troppo! Mi sa che l'ho lisciato. E mo? L'ho lisciato, aiuto. Che devo fare ora? Devo rallentare? Come rallento? Come faccio adesso a fare il contrario di questo? Cioè, l'anti-bersaglio? Non c'è l'antibersaglio? Avrai notato che la tua orbita corrente non è precisamente uguale a quella pianificata. Questo dipende dal fatto che le accelerazioni reali non sono mai istantanee. In ogni caso, una traiettoria sufficientemente simile va bene. Non è proprio tanto tanto simile, eh? Finché gli indicatori mostrano che avremmo un incontro con Moon vicino a quello che avevamo pianificato. Vabbè. Se l'attuale inserimento Moonare non ti soddisfa, puoi ancora regolarlo eseguendo piccole accensioni in varie direzioni, ma fa attenzione a non esagerare. Se commetti un errore, puoi correggerlo. E dai, è quello che volevo fare io. Volevo rientrare un attimino. Credo che l'anti-bersaglio sia proprio qui. Prova, eh. Madonna, Madonna. No, 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 perché? Perché si sta aumentando? Perché sta aumentando? Cacchio. Porca miseria. Forse devo comunque se seguire il bersaglio. Ah, forse devo comunque se seguire il bersaglio. Cioè, il bersaglio è aggiornato all'orbita giusta. Prova, eh. Sì, grandissimo. Più o meno così, no? Basta. Va bene, così, perfetto. Mamma mia. Quindi ora dobbiamo aspettare? Richiederà 6 ore. Beh, dai, ragazzi, possiamo fare una pausa. Ci vediamo qui alle 4 di stanotte, va bene? Mettete la sveglia alle 4 e così possiamo continuare la live. Nel frattempo, non so, andatevi a leggere un libro o mangiate la pizza. Va bene? Dai, ci vediamo dopo, eh? Mi raccomando, non so, vi leggete un libro. Ok? A dopo, dai, ci vediamo alle 4. Anche no, direi, eh. Per fortuna noi siamo muniti di acceleratore temporale. E quindi prova ad accelerare in modo da porti immediatamente all'interno della SD. Ok, poniamoci all'interno della SD. E qual è la SD? Ah, la sfera di influenza sarebbe questa? Quindi qui. Tipo qui. Impossibile accelerare il tempo automaticamente così lontano. Qui? Sì, vai.
Non mi sembra che stia accelerando. Ah, perché non è sulla mia cosa, mi sa. Ma non sta accelerando. Vabbè, senti, accelero a mano, eh. Non l'ho lisciato. L'ho lisciato, eh? Ma spero di tornare indietro adesso. Ah, ok, torno indietro. Ah, aspetta però, sta arrivando Moon. Col cavolo. No, raga, abbiamo fatto un casino. Porca miseria. La SD è tipo qui. Scusi, autista, ho sbagliato orbita. Ma no, che palle! Ma uffa! Ci siamo incastrati dentro il mondo qua. Oddio, l'abbiamo fatto! Cos'è successo? Vabbè. No, no, dai. Ma che casino abbiamo. No, 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 aspetta, ricomincio. Ricomincio, aspetta. Casino. Dunque, dov'è? Verso Moon. Tanto è abbastanza tranquillo l'inizio. Ok, M. Punto manovra. Vai, vai avanti, avanti, avanti. No, devo. Che devo fare? Sfera di influenza, giusto? Allora, dove stai? Stai lì. Ok. Quindi, l'ho messo nelle vicinanze e poi devo aumentare l'ambaradan qui. Vediamo. E dov'è? Eccolo! Madonna! Aspetta però. No, aspetta un attimo. Volevo fare una cosa un po' più. Così, ok, vai. Così è meglio. Ora bisogna semplicemente cliccare qui pipipipipi fino a quando non incrociamo l'orbita. Eccola, credo. Ma che è? Ma che. Ah, così. No, non mi piace questa. Questa è meglio. Ma sicuri, che devo fare sta cosa qua? Non mi sembra molto. Molto sicura quella cosa. Però nelle vicinanze, diceva lui, eh. Forse nelle vicinanze vuol dire tipo qua. Allora. Oh, dai, questo va bene. Ok, poi. E va bene, per attivare le posizioni per accelerare il tempo il clan su qualsiasi punto dell'orbita oltre il nodo manovra e poi il clan accelera tempo oltre il nodo manovra. Quindi qua tipo. Però questa cosa che l'orbita verde è. Che cos'è questa roba bellissima? Dicevo, l'orbita verde è così diversa. Non lo so che succederà. C'ho paura. Dovevi intercettare l'orbita al momento giusto. Esatto. Ricordatemi di non partecipare a missioni spaziali capeggiando. Uffa, ma sto imparando.
Un po' fuori, esatto, come ho fatto prima, solo che adesso ovviamente per qualche motivo è diverso, quindi adesso devo fare così. Accelera fino a manovra successiva. Tru 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 tru. Ok. Ci siamo. Bene. Adesso per arrivare in posizione più rapidamente puoi accelerare il tempo cliccando su qualsiasi punto dell'orbita oltre il meno di meno. Cioè, l'ho fatto. L'ho fatto però. Che vuol dire? Ah, questa cosa del meno 40 secondi adesso dobbiamo fare, ricordiamoci. Attenzione, eh. Allora, ora devo orientarmi verso il nodo. E ora glielo facciamo fare al sistema automatico perché, per carità di Dio. Quindi a meno 40 acceleriamo. Dai, ci siamo, eh. Meno 40. 40. Via. Aspetta, però, meno 40, ok, ma poi devo comunque farla durare il tempo che c'è scritto lì, ovviamente, non traslato, cioè la durata è quella. Solo che la faccio un po' prima perché chiaramente i calcoli sono effettuati su impulsi istantanei, invece noi impulsi istantanei non possiamo darglieli. Va bene. Ah, tu dicevi oltre, ma perché io oltre gliel'avevo data? Perché lui aveva detto nelle vicinanze del pianeta, quindi pensavo, vabbè, comunque io penso che vada bene lo stesso, basta intercettarlo, no? E poi, cioè, una volta lì, ci spostiamo in base a come capita l'orbita. Era un po' oltre, ok. Sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno, zero. Fatto. Fatto. Ok. Fatto. Ah, comunque mi sa che c'erano i checkpoint. È possibile? Questa è andata molto meglio comunque. Cioè, mi sembra un po' più. Come faccio a spostare? No! No, 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 no! Ma perché tocco i tasti? Perché tocco i tasti? Porca miseria! Posso sistemare, zitti, 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 posso sistemare tutto! Non puoi toccare niente in sto gioco, uffa! Sistemo tutto, eh? Zitti tutti! Eccolo! No! Così era, giuro! Ma sì, va benissimo, non tocco niente, basta! Allora, impostazione temporale è impostata a mano. Vado, eh. Però stavolta magari non esageriamo. Ecco, io direi di fare così. Attenzione, tensione, tensione. Ma guarda, guardate la precisione di questa manovra, ragazzi. Io non ho parole proprio per descrivere quanto. Ma dov'è la luna? Perché la luna è così lenta? È questa la luna? Sì. Ma dov'è? Ma non c'è. Ma sta qua ma che cosa diavolo ci fa la luna? Scusatemi. Ma perché è lì? Ma ah, ma tu dici che ora devo bloccarmi lì, tipo, e aspettare che arrivi? Ma io pensavo che fosse tutto calcolato in modo che adesso arriva la luna.
Ma non c'è la luna qui, scusatemi. E mo torniamo indietro. Torniamo indietro perché la luna sta tipo qui. Quindi devo tornare in... Ma che cazzo... Ma che casino ho fatto? Ah, perché lui ha calcolato un giro. Ok, va bene, va bene, va benissimo. Eccola, eccola. No, ma non ci arriva. Eccola. Sì! Diciamo di sì, è stato un po' strano, ma sì. Ok. Mamma mia, che sudata! Questa è andata molto meglio, eh? È andata molto meglio. Oh, cazzo, ho toccato i tasti! Sì, perché io, vabbè, non lo so perché. Cioè, sì, in realtà volevo spostare la mappa. E per farlo ho premuto shift perché sai, quando tieni premuto shift puoi spostare le cose, solo che lo shift qui è l'acceleratore a manetta. Allora, ora ti trovi all'interno della sfera di influenza di Moon, il che significa che quella di Moon è l'unica forza gravitazionale che influenza il movimento della tua nave. Però, relativamente a Moon, ti trovi su una traiettoria di fuga. E certo, perché comunque ci abbiamo la spinta. In altre parole, ti stai muovendo troppo rapidamente per rientrare in orbita. Se non facciamo niente, le sfreccerai accanto o magari ci schiantiamo contro Moon. E le sfuggirai. Devi rallentare con un'accensione retrograda al periapside per scendere sotto la velocità di fuga ed essere catturato e inserito in un'orbita lunare. Ricorda il tutorial fondamenti. È meglio cambiare la poapside quando ci si trova al periapside. E farsi catturare corrisponde in effetti a cambiare il tuo apoapside da un punto molto al di là dello SD. A un'altezza che non riesce, che non esce mai dalla sua SD. Ok. Il tuo periapside è nascosto sotto la superficie di Moon. Significa che se non fai qualcosa sei destinato a schiantarti. Bene. Puoi risolvere il problema creando una manovra a circa metà strada fra te e Moon. O anche prima. Regolando le maniglie blu. Per spostare il periapside all'altitudine desiderata. Tipo 50 km. Se necessario, seguite la manovra, poi continueremo. Ok, allora praticamente mi sta dicendo che devo. Però sto andando di là io. Come faccio? Cioè, come fa lei a... Aggiungi manovra, quindi devo fare così? No, devo fare così. Eccola. Così, no? Cioè, in questo modo mi sta catturando. Credo. Un'ora. È quello che sto facendo, no? Sto controllando il periapside, l'apside, tutte cose bellissime. Quindi se io faccio così, ora accelero, giusto? Sì, perfetto. Intanto ci mettiamo... No, intanto dicevo ci mettiamo... Perché non manovra? Ah, manovra solo quando il tempo è 1. Ah, bravo, molto bravo. Vabbè, sì, ok. Trenta minuti, durata accensione 15 secondi, quindi devo iniziare a meno 7 secondi. Madonna, che figata sto gioco! Si mette una tensione. Dai, frena. 7 secondi, eh. Tensione, frena. Ok. Meno 7 secondi, meno 7 secondi. Vai. Guarda l'orbita come cambia adesso. 4, 3, 2, 1, 0.
Fatto, sono in orbita. Sono in orbita! Sì! Mi sono dovuto assentare a dare la tastiera, ma ho seguito con apprensione. Bene, bene. Addio! Ah. Ora che non sei più su una traiettoria di fuga, cerca di metterti in un'orbita ragionevolmente circolare. E però quanti cavoli, eh? Ricorda che puoi usare ancora un altro nodo manovra. Se il tuo periapside è più alto di 200 metri, 200 km, dovrai per prima cosa abbassare l'apoapside in modo da farlo diventare il tuo nuovo periapside. Dopodiché potrai accendere i motori e periapside per abbassare anche l'altra parte dell'orbita. Ok. Non ci ho capito niente. Comunque. Se il tuo periapside è più alto di 200, di 200, vediamo. Il mio periapside qual è intanto? Allora, intanto questo lo togliamo perché mi confonde. Grazie. Allora, il mio periapside è 30 km. Quindi il periapside è più basso di 200. Quindi posso alzare il periapside. Giusto? Giusto. Quindi punto manovra, dai. Aumentiamo il periapside. Ho sbagliato. Prima il primo. No, ho sbagliato. Anzi, no, senza punto di manovra. Facciamolo alla vecchia maniera, dai. Facciamolo alla vecchia maniera questo. Prograde. Giusto? Prograde? Aspetta, che se mi sbaglio. Sì, prograde. Prograde, vai. Guardate quanto sono bravo che ho imparato tutte queste cosette. Prograde, vado, vado, aumento tutto. Zium! Più o meno, dai. Ah, inferiore a 200. Perché palle! Nessun problema. Adesso faccio la manovra inversa. Immagina noi della chat che ci alziamo, ci abbracciamo e applaudiamo come nei film di fantascienza in cui il protagonista atterra. Ok, 312 km è perfetto. Ora dobbiamo aspettare di arrivare all'apoapside per fare la stessa cosa col periapside. Ok, visto che meglio non rischiare, facciamo così. Ok, vado in prograde. Dra, prograda, dra. Vai. Ma tu pensa a quelli che dovevano farlo davvero e che cosa rischiavano se andava male? Esatto, e non lo facevano con sistemi così sofisticati perché praticamente la potenza di calcolo delle navette di allora era tipo, non so, quella di un orologio da polso di oggi. Vado, eh. Guardate la precisione di questa orbita, eh. Attenzione. No, sta succedendo qualcosa che non mi piace. No, aspetta. Aveva detto sotto i 200.000. Porca miseria, sto. Cacchio, sto consumando carburante. Uffa. Aspettiamo che atterri, però. Sì, infatti, atterrare è sopravvalutato. Vabbè. Però non capisco perché mi si abbassa così tanto.
l'orbita. Vabbè, io vado sotto i 100. Ok, abbiamo fatto, grazie. Ora sei su un'orbita circolare stabile intorno a Moon con una nave perfettamente in grado di atterrarvi. Certo, prima dovrai sganciare lo stadio di trasferimento, che al momento è solo d'intralcio. Ok, oggi abbiamo imparato a usare i nodi manovra per pianificare le nostre orbite future. Ci siamo messi in viaggio per raggiungere un altro corpo celeste e abbiamo assunto con successo un'orbita stabile intorno a esso. Nella prossima lezione tratteremo la procedura di atterraggio, che non vedo l'ora di mostrarti. Atterrare su un altro corpo celeste è un'esperienza esaltante e terrificante al tempo stesso, ma sto facendo tardi per il pranzo. Ci vediamo dopo. Perfetto. Dai, ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Yeee! E adesso, ovviamente, noi proveremo ad atterrare senza tutorial. Dai. Sganciamo lo stadio. Credo di aver già sbagliato. No, è giusto, è giusto. Sganciamo lo stadio e praticamente adesso cadiamo sulla Luna. Cadiamo in retrograda. Attenzione, eh. Attenzione. Sarebbe carino avere del carburante, ma evidentemente non ne hanno dato a me, perché niente, non c'è carburante. Sganciamo anche questo. Ah, eccolo. Olè, fatto. Ormai sono proprio esperto di questo gioco. Sto per atterrare. Stavo per schiantarmi. Ah, ma è vero, non c'è l'atmosfera qui. No, e come faccio? No, è difficile. È difficilissimo. Ma che siete matti? Senza atmosfera. Oddio, casco. Aspetta, eh. Ah, intanto sgancio questo. Bene. Credo. Madonna, ma è un casino. Aspetta, ce la posso fare, ce la posso fare. Non è possibile accelerare il tempo quando ci si trova a 5.000 così. Ok, ho attivato il coso. Come è configurato? Altitudine 2005, eh? Va bene. È bello atterrare senza sapere dove cacchio stai atterrando. E perché soprattutto? Valentina è Valentina, no! Ma no, perché sempre tu quando faccio gli esperimenti? Valentina, mi dispiace, ma spero di portarti al suolo sana e salva. Ah, ma vedi che cratere? Ma non c'è una luce, qualcosa? Scusi, non vedo un cavolo. Vabbè, sorvoliamo. Magari sorvolare. Cadiamo suona meglio. Suona male, sì. Non dovresti sganciare un modulo apposta per l'allunaggio mentre il resto rimane in orbita. Non ne ho la più pallida idea, infatti mi sono schiantato. Ma perché sempre Valentina? Ma perché? Ma povera Valentina. Ma c'è l'archivio dei miei errori? No, eh? Mannaggia. Ah, mi sa che ho sganciato tutto. Sì, ho sbagliato io. Quello era lo stadio per tornare indietro, lo sapete? Ho sganciato. Non sarebbe mai potuto atterrare. Era già segnata, poverina, vedi? Ha fatto il grande errore di essere comandata da me. Benvenuto verso Moon, parte 2. Ok,
Vabbè, lì abbiamo condotto la nave, tra i due tutori lo stato di trasferimento è stato sganciato, perciò adesso abbiamo... Ah, vedi, è quello che avevo sganciato il primo, però poi avevo sganciato anche questo, come uno scemo. Perché pensavo ci fosse l'atmosfera, capito? Oh, Valentina è tornata, Valentina, ciao! Ah, vedi, sta bene, ragazzi. Valentina, non temere, ti porterò a terra sana e salva. Sì. Dai, stavolta sì, ti ci porto sana e salva. Allora, piano di volo. Eseguire una manovra a bassa accelerazione. Raggiungere il nuovo periapside. Accendere i motori in direzione retrograda con accelerazione media, riducendo velocità e altitudine finché non ti troverai a soli 1,5 km. Scendere lentamente per 10 metri di altitudine. Atterrare dolcemente. Ok, lui giustamente molto carinamente ha impostato un nodo manovra e noi dove ci troviamo? Non ci troviamo perché non mi fa aprire la mappa. Dov'è la Terra? Ah, eccola la Luna, ok. Va bene. E questa è l'accensione di inserimento nell'orbita di discesa. Un'orbita che arriva quasi, ma non proprio, a toccare la superficie. Vedi, il problema era che la mia orbita era troppo interna. Valentina. Valentina is the new Mayuri, è bellissimo. Va bene. Vai, mappa. Accelera il tempo fino al nodo manovra, come ti ho insegnato. Va bene. In realtà... Ma dov'è il nodo? È quello il nodo manovra? Sì. In realtà basta che vado qui e vado. Ok, quando hai finito, ok, quando il controllo rush arriva a zero, esegui l'accensione. Quando hai finito, elimina il nodo. Per avere un controllo migliore, non aprire troppo l'acceleratore. Se dovessi accelerare a tutto gas, l'intera manovra richiederebbe un solo secondo. Per avere un controllo migliore, non aprire troppo l'acceleratore. Ah, ok. Allora, ok, non apro tutto l'acceleratore. Attenzione, eh? Attenzione. Benissimo. Stiamo riducendo piano piano la nostra orbitina. Attenzione, attenzione. Vai. Fatto. Poi dobbiamo togliere il nodo manovra. Controllo bloccato. E perché? Però è giusto, scusate, che cosa... Ah, manca ancora un pezzettino di accelerazione. A posto. Finito. Ho finito, che devo fare? Ah, ok, fatto. Assicurati che il periapside... il periapside sia impostato a 6 km. Ok. Periapside 6 km? Se non è così, alzalo o abbassalo. Va bene, alziamolo o abbassiamolo. Progradro. Bro, progradro. Vado, eh. Sto alzando il periapside, attenzione. A 6 km, vai. Non troppo! Porca miseria! Mi è sfuggito l'acceleratore. Ormai ho paura quando vedo che c'è lei, capito? Sì. Vai, 6 km, precisi, dai. Dai. Vai. Ora ci porteremo in questo nuovo periapside. Clicca avanti quando vuoi procedere. Procede. Ma non riesco a parlare perché sono troppo emozionato. Vai. La. Tieni di forte e preparati ad attivare i dispositivi di atterraggio ed effettuare l'accensione di frenata. Ma che vuol dire? Dovrai mettere l'acceleratore a un terzo della potenza. Ok. Questo perché vuoi scendere con dolcezza senza ridurre subito a zero la tua velocità. Se lo facessi, cominceresti semplicemente a cadere e riacquisteresti velocità. Il che ti obbligherebbe a riaccendere i motori. Ah, ok.
A proposito, questa traiettoria è una virata gravitazionale inversa. Di sti paroloni. Simile a quella che abbiamo eseguito durante l'ascesa nel tutorial Vai in orbita, tranne che per il fatto che è invertita. In ogni caso, ora ti vedrò l'indicatore bersaglio per aiutarti come abbiamo fatto nel tutorial. Continua a seguirlo durante l'accensione di frenata. Se la tua velocità di discesa diventa troppo alta, passeremo in anticipo al passo successivo. E va bene. Aspetta, 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 aspetta. Ma lui mi ha messo qualche tipo di cosa? Di indicatore? Mi ha messo un indicatore lui? Ah sì, ecco, cioè me lo deve ancora mettere, ok. Puoi guardarlo anche in basso a sinistra il periapside. In basso a sinistra è vero, eccolo. Bravo. Bravissimo. Le cose sono importantissime. Ok. E ora? Ah, eccolo. Ok, ci stiamo avvicinando. Premi G per attivare i dispositivi di atterraggio. Ah, così? Mi insegni un nuovo tasto così? Come se niente fosse? Poi accelera fino a un terzo se non lo stai già facendo e comincia a spingere in direzione dell'indicatore bersaglio. Che sarebbe questo, ok. Ricorda che se hai bisogno dell'aiuto puoi usare il SAS in modalità bersaglio. Va bene. Non lasciare che l'indicatore di velocità verticale passi i 100 metri al secondo, ma non lasciare mai che diventi positivo. I meno 100 metri al secondo. Altrimenti sprecheresti carburante. Una volta che raggiungi l'altezza di 1,5 km, passeremo alla fase successiva. Stanno per succedere cose brutte, ragazzi, io ve lo dico, eh. Vado, eh. Aspetta, aspetta. Non lasciare che l'indicatore di velocità verticale, questo, passi i meno 100 metri al secondo, ma non lasciare mai che diventi positivo. Ok. Ma è positivo. Ah, ok, adesso va giù, va bene. Comunque il SAS col bersaglio non funziona, eh? Scusi, signor Tizio. Aspetta, aspetta. Qui la velocità verticale non deve essere più bassa di meno 100, ok. Ma è positivo, ma è un uomo. Esatto. Devo raggiungere una volta che l'altitudine rispetto al suolo. Ok, niente, devo stare così e basta. Sto praticamente sto rallentando. Ma in pratica. Ah, ok, sì. Aspetto. Ma sto andando male, sto andando male. 1,5 km, attenzione, eh. Quindi questo è il suolo, mentre sopra che non c'è in realtà. Oh, devo accendere i cosi. Perché non hai attivato in modalità bersaglio? Ma è spento. Vedi che non me lo fa selezionare. Ah, è questo il bersaglio, scusa, c'hai ragione. Però mi si era detto che dovevo premere G, ma non l'ho premuto. Dove sono? Come faccio? Aiuto.
Ok, fatto. Ok, ci sono, zitti tutti. Ci sono, tutto a posto. Aspetta, ci siamo quasi. Ora devi ridurre con cura la tua velocità verticale sino a zero mentre scendi. Mantieni la velocità di discesa pari all'altezza divisa per 10. Ma che cosa diavolo dici? Come cerca un buon punto per atterrare? Che vuol dire? Ora devi ridurre con cura la tua velocità verticale, ok? Sino a zero. Mantieni. Ah, praticamente facciamo tipo Lunar Lander che fai trrr così. Mantieni la velocità di discesa pari all'altezza divisa per... Ah, pari all'altezza divisa per 10, ok. Quindi l'altezza sarebbe 4... 4.325, quindi devo andare a 4.300... Ma che stai a dire? Oddio, aiuto. Mi sto schiantando. Oh! 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 Vabbè, ma questo è difficile, oh, ma che siete matti? Ma non si può proprio. Ok. Cioè, devi planare praticamente. Allora, mo che devo fare? Ah, devo fare questa cosa qui, ok. Sì, è fighissimo, per carità. Solo che capissi cosa devo fare, cosa ho sbagliato. Ok. E allora. Dobbiamo andare in prograda? Ah no, dobbiamo andare in bersaglio, ok. Vai, 26, 25, 23, 22, 23, 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
Fatto. E poi cancelliamo questo. Fantastico. Ok, periapside 6 km. Periapside 6 km. Oh, è già a 6 km. Che forte. Vai, vai, ha fatto. Vai, 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 vai. Ok. È divertente vederli schiantare. Beh, oddio, un certo divertimento in effetti c'è. Va bene. Mo' bisogna leggere bene quella cosa del diviso 10, perché non è che abbia proprio capito tantissimo, eh. Cioè, non mi tornavano i calcoli. Ok. Vai col bersaglio. E premi G. Ok, siamo pronti per atterrare e aumento. Vai. Possiamo anche cambiare così vediamo un attimo la cosa. Ok.
Comunque più che Valentina è... Va velocina. A 1,5 km passeremo alla fase successiva, eh? Ok, ci siamo quasi, attenzione. Qua c'è anche una bella pianura, dovrebbe andare meglio. E non ci sono crateri e cose del genere. Attenzione, eccoci. Ora devi ridurre con cura la tua velocità verticale. Verticale, fino a zero. Mantieni la velocità di discesa. Che sarebbe questa la velocità di discesa? Pari all'altezza diviso per 10, quindi devo mantenere una velocità di discesa di 140. Quindi devo aumentare l'accelerazione in questo caso. Ok, attenzione. Ci sono. Attenzione. Oh, no, 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 ti prego, non schiantarti, no. Oddio, oddio, oddio. Sto messo a cagare sotto. Ora sei molto vicino alla superficie, rallenta fino a 5 metri al secondo. Anche meno se puoi vedere la tua ombra. 5 metri al secondo. Per rendere più facile agire con precisione sull'acceleratore, clicca con il pulsante destro sul motore. E vabbè, oh, che cavolo. Abbassa il limitatore di spinta fino a 50, così facendo il 100% di accelerazione sulla scala. Sì, lo so che vuol dire, però mi trovo bene così, non rompere le palle. No. Cosa? Perché? No. Che fa così? Ok, si è impazzito il sas. È fantastica questa cosa. Ragazzi, si era impazzito il sas, eh? Aspetta, forse mi devo girare. Grazie mille, chiunque tu sia, per qualsiasi cosa tu abbia fatto. Un secondo solo che atterra e poi ti ringrazio, eh. Forse però c'ha ragione a fare questa cosa del limitatore di spinta, eh. Ah, sì, è molto più co... Troppo. Aiuto, non ce la farò mai. No, aiuto! È difficilissimo! Allora. Aspetta, aspetta! Ce la faccio! Ce la faccio! Allora, qui ho delle sensazioni contrastanti perché diciamo siamo atterrati.
Siamo atterrati, però ci si è rotto il motore. E intanto grazie mille per il follow, Campa Sam, e benvenuto. La briglietta prima di atterrare sono ciliegina sulla torta. Oddio, vi lascio con un dascio così che vaga nel vuoto. Ciao Trish, grazie della compagnia, buonanotte. Vabbè, comunque siamo atterrati, eh. Quindi, finito? Però non sono soddisfatto. Ci servirebbe un qualcosa per tornare al precedente. Al precedente coso. Perché ora io che ne so che effettivamente è finito? Ma tipo. Posso aprire il portellone, tipo. Capsula di comando. Non c'è il portellone? Questo sarebbe il portellone. Portello. Rapporto dell'equipaggio. Ah, ok, rivedi rapporto, luci accese, attiva, disattiva coppia. Rinomina veicolo. Valentina è viva, sì. Però siamo un po' storti. Ecco, per esempio, no, in questo caso, come farebbero a riaddrizzare la cosa? C'hanno dei sistemi per addrizzarla? Sì. Mannaggia, non sono soddisfatto però. Stava andando così bene. Oh dai, però è uscita. Dai, ce l'abbiamo fatta a esplorare il pianeta. Ciao Valentina, sei contenta? Sì, grazie. Poi alla fine l'ho capito. Sì. Ma secondo voi è finito il tutorial oppure non va avanti perché sono io che non ho... Cioè, dovevo semplicemente atterrare, no? Vabbè, io andrei a quello dopo. Io lo considero superato questo, no? Vado. Atterrare in sicurezza più o meno. E ora dobbiamo tornare indietro. Questo è un bel casino. Questo secondo me è un bel casino. Allora, nella nostra. Infatti, eccoci. Nella nostra ultima lezione abbiamo fatto attraversare questo veicolo su Moon. Atterrare. Spero che tu, il tuo pilota abbia avuto il tempo di sgranchirsi un po'. In caso contrario, cominceremo proprio da questo. Ora dobbiamo tornare a casa. In questa lezione ti insegnerò prima di tutto a decollare da Moon e raggiungere un'orbita stabile, poi a tornare su da Moon al pianeta intorno a cui orbita. In effetti le stesse abilità ti permetteranno di lasciare Kerbin alla volta degli altri pianeti del sistema solare. Infine ci occuperemo del rientro a Kerbin in alta velocità. Scudi termici assolutamente richiesti. Allora, per inviare Valentina a svolgere attività extraveicolari, clicca su Eva, falla uscire dal veicolo, divertiti a camminare nella gravità. Quando hai finito di passeggiare, accendi il tuo jetpack e falla tornare sulla capsula. Per rientrare devi afferrare le maniglie vicino alla porta e aprire il portello. Ok. Sì, questa cosa, ok, l'abbiamo fatta più o meno. Ma non ho... Ma non si è fatta male? No, perché comunque la gravità... non abbiamo... attivato il jetpack prima, è una cosa che volevo fare. Tipo, jetpack su, jetpack giù. Non funziona. Ah, R, ok. Oh, che forte! Oh, mamma. Se... Come faccio ad afferrare la maniglia ora? Madonna, ma non si può fare. Afferrare la maniglia vicino alla porta e aprire il portello. Afferrare la maniglia. Cioè, quella cosa piccolissima lì devo afferrare? Eh sì, però, Valentina, abbi pazienza, tesoro mio. Eccolo, era comparso qualcosa. Lo space, spero che sia spazio. Ti prego, fa che sia spazio. Afferra, afferra. Afferra. F.
l'ho fatta! Ah! Ok, siamo dentro. Che fatica pure questa. Ok, il volo di ritorno prevede tre fasi: l'ascesa dalla superficie di Moon, l'inserimento trans Kerbin e il rientro nell'atmosfera. Una volta conclusa la prima fase, quando ti sarai stabilito in un'orbita lunare bassa, ti illustrerò i dettagli della fase successiva. Per ora, ecco cosa devi fare. Accendi il motore, poi piega immediatamente verso una rotta di 90 gradi verso est, seguendo l'indicatore. Ok? Spegni i motori quando l'apoapside supera i 50 km, ok? Circolarizza l'orbita, perfetto. Questa ascesa sarà molto più semplice rispetto a quella da Kerbin che abbiamo visto nel tutorial. Il pozzo gravitazionale di Moon è molto meno profondo di quello di Kerbin, perciò sarà sufficiente un singolo stadio e non lo useremo neppure tutto. Meno male. Ricorda, questo è lo stesso stadio con cui siamo atterrati su Moon e dovrà servirci anche per tornare a casa. La gravità è talmente più debole di quella di Kerbin che la mancanza di atmosfera ci aiuta così tanto che questo singolo stadio è sufficiente a farci atterrare su Moon, decollare nuovamente e arrivare fino a casa. Bene. Ok. Quindi abbiamo posizionato il nostro bellissimo indicatore. Quando vuoi, metti i motori al massimo e cominci a virare. Dato il tuo orientamento, all'inizio di questo tutorial dovrai agire sull'imbardata. Quindi devo virare io senza avvalermi del SAS? Il tuo rapporto spinta-peso è molto alto nella gravità debole di Moon e, come abbiamo detto, non c'è l'atmosfera a frenarti, perciò puoi virare molto bruscamente senza rischiare il disastro come succederebbe se provassi questa traiettoria su Kerbin. Quando arriveremo a 40 metri al secondo, l'angolo di beccheggio sarà già solo di 6 gradi. Come sempre, se hai bisogno di aiuto, puoi usare il SAS. Ah, ok, posso usarlo, però per il momento non lo usiamo. Vado. Voilà! Ah, aspetta! Ecco che andiamo su, piuttosto di lato. Terrò traccia qui del tuo apoapside in modo che tu non debba passare la visuale della mappa. Spegni i motori quando raggiungi l'altezza di 50 km. Ok, o più. Nel caso tu debba distrarti davvero tanto e lasciare che l'apoapside superi i 100, ci penserò io. Ok. Quindi 50 km, wow. Ah, vabbè, l'ho superato ovviamente. Mi sono distratto. Esattamente come aveva previsto lui. Ok, i motori sono spenti. Procediamo per inerzia. Ho creato il nodo di circolarizzazione per te, ma nota che nel mondo reale quella è una pianificazione che dovresti fare tu stesso. Non posso mica occuparmi tutto di tutto io. Quando sei pronto ad accelerare il tempo fino alla manovra. Quindi torniamo, passiamo in mappa. Ecco qui la manovra per circolarizzare e andiamo. Questa cosa delle maniglie per le manovre è veramente, veramente ben fatta. Che poi tutti questi calcoli vengono fatti prima, perché poi una volta che sei su con le attrezzature attuali, mo non so se le attrezzature attuali sono così sofisticate, penso di sì ormai, però all'epoca no. Quindi tutti questi calcoli li facevano prima. Mamma mia. Ok, fai ruotare il veicolo per allinearlo con l'indicatore blu. Ok. Anzi, facciamo così. Usiamo il SAS. Accendi i motori quando il conto è alla rovescia per la manovra. E pare circa la metà del tempo, abbiamo già detto che sarebbe 1. Se tutto il resto fallisce, accelera in direzione prograda che è quello che abbiamo fatto involontariamente l'altra volta, perché praticamente mi ero sbagliato e l'avevo lisciata un pochino. Ok. Aspettiamo un secondo e poi andiamo. Io credo che adesso il centro di comando dice co cosa fare agli astronauti. Ok, perché cioè, tutti questi calcoli che io sto facendo qui sulla mappa
ce li hanno loro giù. Giusto? Fatto. Ok. Quindi ora ci siamo circolarizzati. Perfetto. Per tornare da una luna al corpo celeste intorno a cui orbita, o per uscire dal pozzo gravitazionale di un pianeta ed entrare in orbita solare, devi raggiungere la velocità di fuga e il punto preciso dell'orbita in cui lo fai ha una grande importanza. È decisamente il caso di assicurarsi che lo sforzo profuso per raggiungere la velocità di fuga dia come risultato un'orbita risultante corretta. Passa la visuale della mappa, già ci stiamo. Allontana e ruota la visuale in modo da vedere tutti e tre gli oggetti dall'alto, la tua nave, Moon e Kerbin. Eccoli qua. Direi che così possa andare bene. Nota la tua direzione di movimento nell'orbita. Se stai guardando dall'alto, ruoterai in senso antiorario. Ora verifica la direzione del movimento di Moon nella sua orbita intorno a Kerbin. Moon sta orbitando nella tua stessa direzione, allineata con la rotazione del pianeta, certo. Quindi questa è un'orbita prograda. Vogliamo uscire dall'orbita di Moon in direzione opposta alla sua. Ma per far questo dovremo accelerare in avanti rispetto alla nostra orbita. Ok. Rimuovi tutti i nodi esistenti. Ok. Crea un nuovo nodo sulla tua orbita attuale, intorno a Moon, non importa dove. Visto che lo faremo ruotare per visualizzare i risultati della tua accelerazione verso casa, va bene, quindi lo creiamo qui. Trascina la maniglia prograda finché non ottieni una traiettoria di fuga, il che significa che la traiettoria prevista esce dalla SD di Moon, quindi dal campo gravitazionale. Vediamo. Ecco qua, siamo usciti. Credo. Siamo usciti, sì. Ora trascina il nodo stesso e osserva come cambia il tuo periapside intorno a Kerbin. Certo che cambia. Eccolo lì. Ah, dobbiamo farlo in modo che sia più stretto possibile? Noterai che il tuo periapside è più basso quando il vettore di uscita è parallelo al vettore orbitale di Moon. Sì. Esatto, tipo così. E più alto ovviamente se esci dall'altra parte. Ok. Va rivolto in direzione opposta. Se il periapside di Kerbin scompare sotto la sua superficie, trascina la maniglia, va bene. Hai appena creato una manovra di uscita che, nonostante il fatto di essere prograda nell'orbita lunare, ti dà una spinta retrograda in termini della tua futura orbita intorno a Kerbin. Ok. Puoi usare lo stesso principio per raggiungere altri pianeti, sebbene in questo caso dovrai tener conto anche delle finestre di trasferimento. Ok. Una volta che hai impostato il tuo periapside intorno a Kerbin a un'altezza compresa tra 5 e 32 km. Ok. Eccolo. 5 e 32 km. 66. Qui non c'è più il periapside perché siamo. Ma non ci riesco perché? Ma mi scompare il periapside, quando mi ricompare è a 37. Devo modificare un po' la cosa qui. Aiuto, che succede? Ah, è così, è giusto, però non mi piace molto.
Aspetta, no, no, c'è qualcosa che non va. La fuga devo farla tipo così. No, così non va bene. Troppo lontana. Ecco così, 347, 139, così, 29, yes, ce l'ho fatta. Ok. Potresti dover aggiungere alla manovra una componente delta V radiale o antiradiale? Ah, dimmelo, cacchio. Sto impazzendo. Ah, certo, perché guarda come. Certo. Aspetta, mo l'aggiusto pure. Aspetta, guarda, guarda che perfezionista che sono. Guarda che perfezionista. Mamma mia, che orbite che ti dipingo io. Guarda, non ho parole. Ok, accelera pure il tempo ed esegui il nodo manovra che hai creato. Fatto questo, rimuovi il nodo in modo da visualizzare meglio la traiettoria della tua nave. Ok. Se l'orbita risultante è deviato da quella prevista, in modo tale che il periapside intorno a Kerbin adesso si trova sotto i 5 km o sopra i 32, dovrai modificarla leggermente con un'altra accelera. Va bene, lo sappiamo. Allora, mamma mia, ce la posso farcela, eh? Attenzione. Io direi di andare qui. Vai. Di puntare intanto al coso. Ok. Mancano 4 minuti. Devo partire accelerando a 8 secondi. Quindi acceleriamo un po' il tempo. Ok, 8 secondi, attenzione, vediamo poi come cambia tutta l'ambaradan qua. 8 secondi, 8 secondi. Pronti? Vado. Ok, stiamo uscendo dalla gravità della Luna e stiamo intercettando l'orbita. Di Kerbin. Fatto. Non so quanto sia andata bene. Non è andata benissimo. O sì? Penso di sì, no? Sì. Boh, credo che sia andata bene. Dai, poi in caso vediamo. Io tolgo questo e vediamo che succede. Perché c'è qualcosa che non è andata bene. Ora dovremmo essere attirati, no? In teoria. Sì, eccola, 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 eccola. Sì. Ci siamo. Perché è bloccato? Ah, perché forse il periapside non va bene. Ok, allora, procediamo in retrogrado e cambiamo il periapside. Troppo, porca puttana, no, devo andare in avanti. Ok. Ok, 24 km dovrebbe andare, ora me lo dovrebbe far cancellare questo. No, perché non me lo fa cancellare?
Dai, ma ci sto andando, scusa, perché non me lo fa cancellare? Niente, non me lo fa cancellare. Ok, ora ho cancellato. Però continua a non andarmi avanti. Ah, che poi tra l'altro forse devo anche beccare la... Ah, ecco perché, perché... oddio, è meno! Oh mio Dio! Certo, è meno 24 km. Porca miseria. Sbagliato. Ok. C'era questa piccolissima... questo piccolissimo problema. Congratulazioni, stai tornando a casa. Acceleriamo il tempo finché non sarai vicino a Kerbin. Clicca sulla tua orbita vicino al periapside, ma non più vicino di una distanza pari a un raggio di Kerbin. O scegli l'opzione accelerazione temporale fino a qui. Ah, ok, devo stare attento perché mi fa acquistare un sacco di velocità. E ti prenderemo quando la tua altitudine sarà scesa sotto i 120 km. Se usi l'accelerazione, una volta che questa sarà disattivata, potresti voler accelerare manualmente il tempo. Va bene. Ok. Attenzione. Nota che stavolta la tua capsula è dotata di uno scudo termico. Sebbene sia possibile sopravvivere a malapena o un rientro transmunare senza esserne dotati, è veramente pericoloso. Prova a tornare direttamente da un punto qualsiasi più lontano di Moon senza scudo, sarai ridotta a una patatina bruciata. Un'alternativa per evitare di surriscaldarsi eccessivamente sarebbe manovrare in un'orbita di parcheggio e/o frenare con i motori per poi eseguire un rientro più lento. Ma questo richiederebbe una grande quantità di carburante, certo. Ed è molto meno divertente. A causa della massa aggiuntiva dello scudo, ma senza resistenza extra, dato che la sua superficie è identica a quella del fondo della navicella, questa nave non sarà in grado di rallentare facilmente come avrebbe fatto la capsula da sola. Per questa ragione, il tuo veicolo ha un paracadute laterale aggiuntivo, parafreno, montato sul fianco in aggiunta al paracadute principale sulla prua. Quando l'icona del parafreno mostra che azionarlo è sicuro, ok, puoi attivarlo, come se fosse uno stadio. I parafreni sono dispositivi di frenata meno efficienti, ma in grado di funzionare ad altitudini e velocità superiori ai normali paracadute, e sono ottimi per rallentare la nave fino al punto in cui è sicuro aprire questi ultimi. Ok. Dash, domani cosa porti? Bella domanda, non lo so. Dipende anche da quanto finiamo qui. Da se finiamo qui. Però... Boh, non, sapete che non ho ancora deciso? Mi sa che... Non lo so. A sorpresa. Ma che è successo? Che è successo? Oh mio Dio! Ma no! Ma di già! Ma devo togliere gli stati, che devo fare? Ok. Io aspetto.
Buonanotte, smetti di far morire la povera. Io lo spero tanto, però mi sa che qui siamo messi un po' male, eh. Sta tipo morendo tutta la cosa strutturale qui. Madonna, guarda come è surriscaldato. Ok, forse ce l'abbiamo fatta, eh. Parafreno. Ok, il parafreno è attivo. Quando anche il paracadute principale sarà sicuro, aziona anche quello per prepararlo o aprirlo direttamente. Ok, se per qualche ragione il parafreno si rompe e avrai ancora una possibilità. Può darsi che la nave abbia rallentato abbastanza perché tu possa aprire il paracadute principale. Ok, senza parafreno. Allora, il paracadute principale è sicuro, quindi vado. Ora che abbiamo attivato tutto, non resta altro da fare che aspettare. Dai, che abbiamo salvato Valentina stavolta. Sempre in mare comunque, Valentina, eh? Ti piace proprio tanto il mare, eh? Buonanotte, Dino, grazie mille della compagnia. Ci vediamo domani se ci sei. Non so cosa porto, forse qualcosa dalla lista famosa di cose da fare. Però credo che qui non finiremo mai oggi, quindi credo che servirà un'altra puntata di addestramento. Mo non so se farla proprio domani o magari domani stacchiamo con qualcos'altro. Vediamo. Ditemi anche voi se vi piace, insomma. Valentina patatina. Dai che ce l'abbiamo fatta stavolta, eh. Domani finisci questo e se c'è tempo provi qualche gioco, magari solo per vederlo. Ah, ok, anche certo. Ma, oh, sì, poi magari qualcosa mi invento in caso. Sì, e anche perché domani, se continuiamo questo, ci saranno belle missioni, credo. Ho capito, ma siamo lenti però, eh. Su, dai. Si può sganciare il parafreno? Taglia paracadute, vai. Che cavolo. Oddio, non è che ho tagliato quello sbagliato? No, vi prego, ho tagliato quello sbagliato. Oddio, no, sta per... Non ci posso credere. Una barzelletta, vi giuro non l'ho fatto apposta. Esatto. Ho tagliato il paracadute. Povera Valentina, mamma mia, l'abbiamo veramente disintegrata. Più e più volte. Valentina proprio no, non ha speranze. Allora, abbiamo fatto il ritorno da Moon. Attracco cos'è? Qui c'è il processo che permette di connettere due veicoli l'uno all'altro nello spazio. Questa suona come cosa complicata, eh? Sì, guarda, cioè, ti giuro, sembra una barzelletta, guarda. Non c'è verso di farla tornare in sicurezza. Porca miseria. Dirottamento di un asteroide. Madonna. Quanto è complicata sta parte? Ho provato con lo zoom temporale, no. Magliurentina. Mamma mia, ragazzi. Allora, vediamo che cosa possiamo fare. Possiamo modalità sandbox. Quindi hai tutto. Modalità scienza.
Per sbloccare le nuove tecnologie devi raccogliere i dati. Fondi e reputazione sono disattivati e non ci sono contratti. Ok. Mentre la carriera è quella classica. E anche difficoltà c'è, wow. Difficile. Ah, permetti di riavviare i voli, permetti caricamenti rapidi, i membri dell'equipaggio rinascono, meno male. Quindi Valentina in realtà non muore, per fortuna. Mentre la difficile è tutto zero. Cavolo, tosto, eh? Quindi per sbloccare le nuove tecnologie devi raccogliere dati, semplicemente. E questo è anche bello, eh? E quindi, aspetta, scusate, tanto per vedere. Modalità carriera. Ok, vai pure in giro. Ah, vedi quanto è piccolo? Ricerca e sviluppo. Per dire, controllo missione, non credo che per il momento ci sia nulla da controllare. Spazio plani, ovviamente, sono quelli che decollano dalla pista. Ok. Edificio assemblaggio, edificio amministrativo. Ah, vedi? Ah, qui dici in che attività devono essere impiegati? Contrattazioni aggressive, installazione di trasmettitori per il recupero, campagna di eccellenza. Madonna che... Cioè, qui, quindi questo è proprio gestionale, gestionale. I contratti? Ma non ti dicono niente, cioè ti buttano dentro così. Cioè, non c'è un tutorialino anche su questa parte? Ma dov'è poi, tra l'altro, che gestisco i contratti? Amministrazione? Boh, controllo missione, lancia il nostro... Ah, eccoli i contratti. Ok, lancia il nostro primo veicolo. Obiettivo, per raggiungere questo obiettivo, lancia il tuo primo veicolo dalla piattaforma di lancio. Ok, e ti becchi i punti scienza e tutte cose. Raccogli dati scientifici. Da Kerbin. Esci dall'atmosfera. Orbita intorno a Kerbin. Perfetto. E quindi vediamo un po' se io volessi costruire qualcosa, che cosa posso costruire? Una normalissima capsula di comando e un pulce e basta. Ok. Col suo simpaticissimo paracadute e ovviamente il... Ah, ok, quindi all'inizio niente, ti... Beh, però con questo posso arrivarci in orbita, mi sa di no, vero? No, con questo non ci posso arrivare in orbita, c'ho bisogno di più spinta. Ho capito. Quindi praticamente all'inizio quello che potrò fare è semplicemente questo. Lancia il primo veicolo e raccogli i dati. Ok. Massimo due contratti, quindi magari accetto questo e accetto questo. E via. E vado. Ah, carino. E quindi poi mano a mano vado avanti, ricerco cose, e progredisco nelle varie tecnologie e vado avanti. Ok, bello. Mentre la modalità scienza invece, vediamo quali cose non ci sono, cioè quali meccaniche non ci sono. Ricerco cose e vedo gente. Ok. Ah, vedi? Ah, qua è tutto al massimo. Ricerca e sviluppo ovviamente è quella principale. Non ci sono i contratti, mi dicevi. Infatti è chiusa. Questa è chiusa. Amministrativo è chiusa. Ah, oddio, lo sapete che è quasi meglio? Così? Bravo, è carino che abbiano fatto questa cosa di basare tutto sulla scienza. Quindi aspetta, i punti scienza com'è che li fai? Semplicemente andando su.
Quindi te ne vai su. Ti fai i punti scienza con la melma misteriosa, con gli esperimenti e tutte le cose, e indipendentemente dai contratti, cioè non devi gestire il lato amministrativo e finanziario, va bene? Carino. Sì, cioè non c'è la parte di amministrazione finanziaria con contratti o tizi all'interno dell'amministrazione. O fondi illimitati, boh, per sbloccare le nuove tecnologie devi raccogliere dati scientifici. I fondi, sì, i fondi sono infiniti. Quindi sono, cioè in realtà non è che sono infiniti, è che non contano. Non ti devono interessare, in pratica. Ok. E qui invece, questo è, secondo me, carriera un po' più hardcore. Sì, è il mondo ideale, esatto. Io, quando sarà, credo che partirò con la scienza. Così, per il momento, poi magari faremo qualche, cioè farò qualche prova anche in carriera, dai. Vabbè, però tanto dobbiamo finire l'addestramento, quindi direi che per stasera è tutto. Domani credo che lo finiremo perché domani faremo attracco e i due dirottamenti. E poi, in base a quanto tempo rimane, magari inizio la modalità scienza, così ci divertiamo a mettere in pratica quello che abbiamo imparato. Oppure, boh, faccio qualcos'altro, non lo so. Sì, sai davvero se ci fossero fondi infiniti, sarebbe fantastico. E invece magari ci sono alcuni paesi come appunto anche noi che non stanziano moltissimi fondi per la ricerca. Saremmo migliaia di anni più avanti. Sì. Va bene, ragazzi, io vi ringrazio per la compagnia e il divertimento è tutto. Saluto Valentina prima di tutto. Mi dispiace. Giuro che non lo faccio apposta, ogni volta che devi atterrare tu a ucciderti, però si vede che è destino, cara. Mi dispiace per te. Comunque, tanto tu non hai problemi di vita o di morte, perché a quanto pare rinasci sempre immutata, quindi siamo contenti. E vi do la buonanotte, ci vediamo domani. Ok? Grazie, un salutone e viva la scienza e lo spazio. E comunque stasera mi sono divertito un sacco. Ed è il tutorial, cioè la cosa fantastica è che è il tutorial, cioè dopo, ma dopo vi rendete conto che dobbiamo ricordarci tutte queste cose, devo ricordarmi e dobbiamo ricordarci tutte queste cose per applicarle effettivamente, sarà fantastico. Domani allora mi sbrigo a finire il tutorial perché poi davvero voglio provare per conto nostro. Date spazio a Darsh. Se ti sentisse subi. Ciao, buonanotte ragazzi, grazie.